Ciao a tutti! Oggi noi parliamo degli elementi del paesaggio urbano molto importanti. Sono i lampioni. Nessun centro storico non si può immaginare senza i lampioni. Hanno le forme diverse e particolari. E sicuramente i lampioni rendono il carattere delle vedute urbane molto affascinanti. Proviamo insieme a dipingere un lampione. Questa foto ho scattato in centro storico di Padova. Ora prepariamo il materiale da disegno, una matita più morbida e una più dura, e gomma pane, perché con gomma pane meglio cancellare i segni della matita su foglio da acquarello, e partiamo. Prima dobbiamo organizzare un attimo il nostro foglio, decidere quanto grande rispetto del foglio sarà l'ampione e dove posizionarlo. E ci ricordiamo di non mettere al centro del foglio, quindi spostiamo leggermente a destra l'ampione, portiamo così e arriva fino a qua. Siccome noi facciamo uno studio, vediamo come costruire la forma del lampione, quindi potrebbe essere lampione un attimo più grande. E dopo ci ricordiamo che c'è questo braccio che lo tiene in alto, quindi di qua noi abbiamo un braccio, e proviamo ad analizzare la forma del nostro lampione, del nostro oggetto. Come vedete, la forma del lampione assomiglia a un cono troncato. Se prendiamo, ci ricordiamo la forma del cono, quindi la forma tonda così appuntita, e la base, noi abbiamo qua un ovale, quindi questo, se giriamo così, questo sarebbe cono, e cono troncato quindi vuol dire che la punta viene tagliata e questa rimane, come vedete, e questa sarà, assomiglia molto alla forma del nostro lampione. Quindi è questo che dobbiamo costruire sul nostro foglio. Quindi, come vedete, il cono è una forma simmetrica, quindi anche sul nostro foglio noi dobbiamo tracciare l'asse della simmetria per costruire il nostro lampione simmetrico, cioè la parte destra uguale a parte sinistra, e questo permette anche controllare dopo disegno corretto. Quindi tracciamo questa l'asse della simmetria, centro del nostro cono, verifichiamo che la linea sia bella dritta, dal margine misuriamo con la matita. E come vediamo, abbiamo la base sotto più stretta e la base sopra più larga. Quindi noi proviamo a fare la parte sotto così, oppure se è troppo larga possiamo anche un attimo restringere, così, così. E la parte sopra facciamo più larga, ma prima dobbiamo decidere dove posizionare questa parte più larga. Per risolvere questo problema io prendo come punto di riferimento questa parte sotto e guardiamo quante volte questa parte base ci sta su altezza. Una volta, quasi due volte fino a questa insieme con cappuccio. Quindi prendiamo questa parte sotto una volta e due, quindi questa la misura insieme con cappuccio. La parte solo di vetro viene un attimo più bassa, circa così, ecco. E guardiamo adesso quante volte la base piccola ci sta sulla base grande, quindi una volta e un po' di più. Quindi se noi ipotizziamo che la parte larga così, verifichiamo che la spalla destra è uguale a spalla sinistra e guardiamo
una volta e un po' di più. Potrebbe andare bene. Così. E colleghiamo con le linee la parte sopra e sotto. Come vedete, è venuta una forma geometrica semplice, un trapezio, e adesso dobbiamo trasformare trapezio in un cono troncato, quindi dobbiamo disegnare sopra e sotto, disegnare gli ovali. E allora noi dobbiamo arrotondare gli spigoli e disegnare un ovale sotto e l'altro ovale sopra. Siccome noi osserviamo da basso il nostro lampione, quindi noi vediamo questa parte e questa, e anche questa più avanti e questa più dietro. Noi vediamo da basso. Così. E poi vediamo che sopra noi abbiamo una specie di questo bordo di metallo, di cappuccio, che chiude sopra il lampione, e quindi noi dobbiamo disegnare un altro ovale praticamente un po' più giù. Di qua è importante non perdersi nelle linee della costruzione, quindi noi vediamo questa parte e questa così. L'altra possiamo alleggerire così non ci sbagliamo. Così. E stesso lavoro dobbiamo fare anche sotto, quindi la linea un po' più su e l'altro ovale uguale a questo. E di qua al contrario, noi vediamo così e così. Ok. E dopo noi vediamo questa parte di cappuccio più grande, quindi allunghiamo la linea, verifichiamo che parte destra è uguale a parte sinistra e disegniamo di nuovo un grande ovale. Noi vediamo questa parte sopra, perché ripeto, osserviamo da basso, così. Aggiungiamo lo spessore, quindi ripetiamo la linea un po' più su. E aggiungiamo questa parte sopra, sempre che ripete la forma di un ovale, così. E poi questo pomolo sopra. Come vedete, l'asse della simmetria ci aiuta a controllare la parte destra e la parte sinistra. Così. E adesso mettiamo queste stecche di ferro che tengono lampione insieme con vetro, quindi chiudono la parte del vetro. 1, 2, 3, 4. Si uniscono sotto così. 1, 2, 3, 4. E una dietro noi non vediamo.
Adesso dobbiamo dare lo spessore alle linee, quindi le raddoppiamo. Poi possiamo abbozzare questo decoro che noi vediamo appena appena. Questa parte non si vede perché si trova ad altra parte. E vediamo un attimo questa parte al lato. Correggiamo un attimo qua questa coroncina, così. Eccoci qua. E adesso manca solo braccio. Come vedete, questo ferro battuto fatto con una forma cilindrica, quindi questo si può rappresentare come la forma cilindrica del braccio. Quindi noi vediamo due linee e poi questo ricciolo. Quindi prima vediamo quanto, dove si attacca, quanto sporgente è. Così. E dopo proviamo già a girare questo ricciolo, uno così. Dopo, come vedete, la forma va giù e anche questa non è una linea, ma sono due linee. E poi di qua si vede anche lo spessore, quindi proviamo anche noi a raddoppiare la linea qua. Dopo la forma si gira. Quindi. E dopo noi vediamo qua questo elemento decorativo e vediamo anche lo spessore. Così. E dopo vediamo già sotto lo spessore, che come vedete con tratteggi cerco di mettere segno. E poi l'altro ricciolo. Così. E di qua noi possiamo un attimo sintetizzare la forma, quindi renderla più semplice, però di ricciole dobbiamo farla. Un po' più piccolo questo qua perché non tocca la base. Un attimo più piccolo questo qua facciamo. E di qua vedete che sempre abbiamo lo spessore. Eccoci qua, e così il nostro ricciolo sul braccio è pronto e anche lampione. Adesso dobbiamo alleggerire un attimo il disegno con gomma panna. Come vedete, gomma panna è più morbido rispetto alla gomma normale, togliere le linee che non servono.
Eccoci qua, il nostro lampione è pronto. Ora proviamo a colorarlo.